Buon pomeriggio. Scusate il ritardo, è che oggi siamo stati molto impegnati e non vogliamo rinunciare a questo momento bellissimo che tutti quanti ci stanno chiedendo e tanti stanno ricevendo veramente tanto, quindi vogliamo cercare di essere presenti giornalmente con questa meditazione, con questo incoraggiamento. In questo giorno voglio parlarvi brevemente per qualche minuto del re e del regno. Vorrei leggere due passi in maniera particolare dove dice in Giovanni 10 al versetto 9, dice così, è Gesù che parla e dice: io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Questo versetto purtroppo è sempre stato utilizzato a metà, nel senso che Gesù è la porta, e se fosse vero che lui è la porta semplicemente per andare in paradiso, non ha senso quello che in realtà lui dice subito dopo, perché lui dice che chi entrerà e uscirà attraverso di lui troverà pascolo. Quindi è chiaro che quando noi andiamo a leggere meglio i Vangeli e cerchiamo di capire che qual è il vero concetto della salvezza, comprendiamo che la salvezza non è andare in paradiso, che la salvezza non è scampare l'inferno, ma che la salvezza ha a che fare con il realizzare il regno di Dio nella propria vita. E alla luce di questo, alla luce di questa rivelazione, chiaramente quando noi leggiamo chiunque entrerà e uscirà troverà pascolo, è chiaro che se la salvezza è riferita ad andare e semplicemente in paradiso dopo la morte, noi possiamo entrare ma non possiamo uscire. Ed è chiaro che qui Gesù sta parlando, anche in base al contesto nel quale lui inserisce queste parole, di ciò che succede in questa vita. Naturalmente lui è la porta che porta da qualche parte, lui è la porta che ci permette di entrare nel regno di Dio. Paolo dice una cosa interessante in Colossesi 1, al versetto 13, dice così: egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Questo non accade quando noi moriamo, questo accade nel momento in cui noi crediamo, nel momento in cui noi riceviamo la salvezza, cioè la rivelazione del regno di Dio, e ritorniamo letteralmente alle origini. Questo è il concetto della salvezza, ritornare alle origini, quindi andare a scoprire il vero motivo per il quale siamo stati creati e scoprire il vero motivo per il quale siamo vivi, che non è scampare da qualcosa per andare da qualche altra parte, che non significa letteralmente prepararsi per la fuga, prepararsi per essere rapiti, ma prepararsi a regnare. Quindi nel momento in cui noi crediamo in Gesù, letteralmente facciamo l'esperienza del figlio il prodigo che torna a casa e ritorna nella sua posizione. Ritornando a casa non è diventato figlio, ma semplicemente è ritornato a mettere i piedi nella sua eredità, riprende la sua posizione, riprende letteralmente la sua eredità, riprende la sua eredità, riprende la sua autorità, ritorna a vivere per quello che è stato creato in realtà. Ma vorrei spiegare un attimo questo concetto: Gesù è la porta che ci introduce al regno. È una delle cose che abbiamo sempre fatto e che abbiamo fatto di Gesù il fine di ogni cosa, ma Gesù non è il fine di ogni cosa, Gesù è il tramite per poter arrivare al regno di Dio. Ecco perché Gesù dice in Matteo 6,33: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Noi possiamo cercare e trovare il regno di Dio passando attraverso una porta, Gesù. E come spiegava Miles Monroe in alcune sue predicazioni, mi è piaciuto molto questo esempio che lui ha fatto, la Chiesa si è fermata in realtà, coloro che hanno creduto in Gesù, si sono fermati letteralmente ad adorare la porta, si sono fermati all'ingresso di un luogo che è straordinario, che è meraviglioso e che è poco conosciuto. Molte persone, molte anche insegnamenti spingono le persone ad attraversare la porta e a fermarsi davanti alla porta e a adorare la porta. Ma Gesù non ha predicato se stesso, Gesù ha predicato il regno di Dio. E lui ha detto: io sono la porta per arrivare ad un luogo. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al
padre se non per mezzo di me. E il padre non rappresenta il paradiso, il padre rappresenta sperimentare una vita straordinaria qui e ora. Ed è molto importante che noi comprendiamo che abbiamo esaltato il re e non, sicuramente non esalteremo mai abbastanza Gesù, e tutta la nostra vita deve servire per esaltare, per adorare lui. Ma fermandoci alla porta, fermandoci all'ingresso, abbiamo perso di vivere quello che è, la porta rappresenta. La porta rappresenta un ingresso per entrare da qualche parte e vivere quel luogo in tutta la sua pienezza. Siamo passati attraverso la porta e ci siamo fermati ad ammirare la porta senza mai vivere, o vivere sicuramente in maniera blanda e superficiale quello che è il contesto nel quale Gesù vuole portarci, che è il regno di Dio. Attraverso Cristo, dice Paolo nei Colossesi, che attraverso Cristo noi siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Così come molto spesso noi innalziamo molto ciò che Gesù ha fatto sulla croce, al Calvario, ma non esaltiamo affatto quello che è stato il messaggio che lui ha predicato per 3 anni. L'opera della croce, senza ciò che lui ha insegnato, non ha alcun valore in realtà. Ed è importante poter vedere le due cose. L'unico messaggio che Gesù ha insegnato per 3 anni di ministero è stato il regno di Dio. Lui ha presentato il regno di Dio, ha presentato questo Padre meraviglioso con il quale possiamo avere una relazione. Gesù non ha mai instaurato una religione. Gesù non ha mai inventato, in realtà, neanche il cristianesimo. L'abbiamo inventato noi esseri umani. Gesù ha predicato, insegnato e dimostrato il regno di Dio, portandoci non ad una religione, ma ad una relazione personale, intima, giornaliera con il Padre, con il quale possiamo vivere e sperimentare il regno di Dio ogni giorno. La meditazione di oggi pomeriggio, di questa serata, è una meditazione breve, ma che tende a incoraggiare ognuno di noi a non fermarsi davanti alla porta, a non fermarsi e a non piantare le proprie tende lì all'ingresso. Perché? Perché c'è una casa meravigliosa, c'è un regno straordinario che non ha fine e che ci permette, ci promette cose straordinarie, vivere in maniera esuberante. Subito dopo che Gesù ha detto io sono alla porta, ha detto il ladro è venuto per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Questa vita in abbondanza la possiamo sperimentare soltanto non se passiamo attraverso semplicemente la porta, ma se dopo aver attraversato la porta noi entriamo pienamente, viviamo totalmente il regno di Dio che Gesù ha predicato, che Gesù ha insegnato, che lui ha dimostrato. Quindi voglio incoraggiarti a non stare lì semplicemente davanti alla porta. Gesù non si offende, Gesù anzi desidera che noi dall'ingresso ci possiamo muovere, spostare, possiamo andare a visitare tutte le stanze, tutti quei giardini, quei parchi, quelle delizie, quelle meraviglie che ci sono nel regno di Dio, che ci permettono di vivere una vita soprannaturale, ci permettono di vivere una vita come piace a lui. Gesù ha detto chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Noi siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre, dice Paolo, e siamo stati trasportati nel regno. Non hai bisogno di morire, non hai bisogno di aspettare la morte per sperimentare questo regno straordinario. Abbiamo semplicemente bisogno di addentrarci in quello che è il messaggio di Gesù e vivere da re. Gesù dice la Bibbia che siamo stati fatti attraverso il suo sangue re e sacerdoti. E se noi analizziamo a volte la nostra vita ci rendiamo conto che poco abbiamo di regalità, che poco abbiamo di attitudine regale. Basta vedere a volte come camminiamo, come parliamo, come pensiamo, come agiamo, come formuliamo i nostri pensieri. Abbiamo poco dell'autorità regale, abbiamo poco della dimensione del regno di Dio, nel quale Gesù invece sta cercando di spingerci giornalmente e dire andate avanti, entrate, entrate, entrate. E questo entrare e uscire non significa altro che una volta sperimentato le cose del regno di Dio possiamo uscire nel pascolo e poter sicuramente trovare
erba fresca per la nostra vita, ma poter incoraggiare tante altre persone che stanno vivendo da barboni spiritualmente parlando, pur essendo nella loro identità dei re. Quando incontrerai delle persone, anche se non vengono nella tua comunità o se non frequentano la tua comunità, sappi che hai davanti dei re che stanno vivendo come dei vagabondi. Ed ecco perché Gesù ci incoraggia a predicare il regno di Dio e a stimolare, a incoraggiare gli altri, a portarli, a riportarli a casa per riprendersi, non per diventare figli, ma per riprendersi la loro dignità di figli, per ritornare a vivere in maniera straordinaria con la dignità, con la identità, con l'eredità e con l'autorità del regno di Dio che spetta ad ogni singolo essere umano che vive sulla faccia di questa terra. Voglio benedirvi con tutto il cuore, voglio ringraziarvi sempre della vostra attenzione, della vostra di come ci seguite, grazie delle moltitudini di messaggi che arrivano sia tramite mail sia tramite altri metodi. Grazie e voglio che al di là di questo possiamo ognuno di noi vivere realmente come dei re in questa terra. Chiaramente non è facile, ma chiaramente è possibile. E perché Gesù l'ha detto, ogni cosa è possibile a chi crede. Io voglio che tu lo dica insieme a me, che tu lo creda insieme a me in questo giorno. La giornata non è finita, abbiamo ancora 4 ore meravigliose da vivere in questo giorno straordinario. Fra 4 ore inizierà una nuova giornata, ma è possibile ancora vedere cose straordinarie. La giornata non è finita e possiamo vedere miracoli, possiamo vedere risposte, ricevere risposte alle nostre preghiere. Perché? Perché viviamo in un regno dove ogni cosa è possibile, perché non viviamo secondo dei principi antichi o religiosi, ma vogliamo vivere secondo i principi soprannaturali basati sull'amore, basati sulla grazia, sulla misericordia, basati sulla potenza di Dio, basati sul perdono, sull'accoglienza, sulla tutto quello che riguarda il frutto dello Spirito. Siamo speciali ai suoi occhi, siamo straordinari ai suoi occhi, ha fatto così tanto per noi, non rendiamo questo sacrificio vano. La nostra vita non è concentrata sul non peccare, la nostra vita è concentrata sul vivere una vita regale e questo è quello che fa la differenza. Una buona serata a tutti, buon fine giornata a tutti quanti, a domani.